per eventuali domande, interventi. Ci sono domande? Cominciamo prima. Allora intervengo giusto sul tuo interessante, sotto interessante proposta. Non è rivolta a te questa mia osservazione, ma è rivolta un po' a tutti noi. Ho come la strana percezione che gli insegnanti che lavorino nei gruppi sperimentali tendano a premiare con voti più alti i loro studenti. Sarebbe interessante verificare se sia così, perché molto spesso, essendo le variabili in gioco moltissime, nel tuo caso veramente sono tantissimi i libri di testo, iPad, ecco, bisognerebbe cercare di capire se effettivamente c'è questo delta, e se gli insegnanti magari sono gli stessi, insegnano in un gruppo sperimentale e in un gruppo di controllo, e capire se effettivamente c'è, come dire, un bias, no? Legato a questo tipo di sperimentazione. In più volevo capire una cosa, se l'introduzione dell'iPad è un'introduzione, diciamo così, di uno strumento legato semplicemente all'utilizzo di software che sono all'interno dell'iPad, o se c'è stato un utilizzo legato alla consultazione della rete in maniera autonoma, perché sono cose molto differenti, no? Per cui se io uso lo strumento in modo tale che all'interno di questo strumento ci sia un software proprietario specifico per che ne so, il corpo umano, piuttosto che appunto lo studio di beni culturali e via dicendo, è come dire un utilizzo molto limitato in cui probabilmente il supporto non fa molta differenza. Farebbe molta differenza se pensassimo al bring your own device, per cui non è l'iPad che mi dà la scuola, ma utilizzo il mio telefonino, in cui ovviamente c'ho Facebook, c'ho Instagram, e quindi lì probabilmente i fattori di disturbo, come mi lego appunto, cerco di legare al mio intervento, sarebbero molti, molti, molti di più. Quindi lì bisognerebbe capire effettivamente se la differenza la fa l'utilizzo dell'iPad in senso fisico, o se effettivamente c'è stata un'interazione con la rete. Sì, grazie per la sollecitazione. Dunque, rispondo a un po' di questioni. La questione della valutazione delle competenze è un sospetto che è venuto anche a noi, nel senso che abbiamo supposto che ci fosse stato un bias dovuto, diciamo, all'aspettativa, cioè loro si aspettavano prestazioni di alto livello, e probabilmente la valutazione sia stata anche leggermente viziata da questo. Tuttavia, comunque, questa cosa è chiaro che non è dato sapere, diciamo, a sperimentazione conclusa, tanto più che la conduzione della valutazione non poteva essere fatta da noi, ma dagli insegnanti, quindi è stato un elemento su cui non potevamo fisicamente intervenire. Però, durante le sessioni di focus group, quelle svolte, quelle intermedie del secondo anno, quindi svolte dopo che loro avevano svolto la prova per competenze, i ragazzi avevano fatto emergere una certa delusione rispetto alla conduzione della prova per competenze, perché loro avevano lavorato moltissimo, facendo addirittura dei bot su Telegram, quindi cioè avevano lavorato in modo anche molto creativo. Infatti poi questo è qualcosa che discuteremo in altra sede, quando faremo, diciamo, un paper, diciamo, sulle rilevazioni più qualitative, ma a un certo punto gli insegnanti non avevano realmente contezza di quello che gli studenti, dei processi che gli studenti stavano mettendo in atto, perché la maggior parte delle attività della prova per competenze, mi è stato restituito come feedback dagli studenti, è stata svolta praticamente a casa, e quindi loro hanno valutato sostanzialmente il prodotto finale, e quindi in questo senso la valutazione è stata probabilmente, anzi quasi certamente, viziata da un'aspettativa, probabilmente anche della dirigente scolastica. Sì, sì, probabilmente sì. Invece, per quanto riguarda il modo in cui loro hanno utilizzato l'iPad, a livello, diciamo,
sistematico, tutti gli insegnanti hanno utilizzato le app interne alle pad, mentre rispetto all'uso della rete, questa cosa non è stata, diciamo, il metodo non è stato applicato in modo, diciamo, uguale per tutti gli insegnanti, nel senso che poi allora è stato dato un metodo, diciamo, base, e poi chiaramente in classe ogni insegnante aveva le proprie prassi. Quindi ci sono stati degli insegnanti, come ad esempio il docente di fisica, e non ricordo, un altro paio di insegnanti, che hanno anche attivato delle attività sui social network, tramite anche YouTube, in cui l'insegnante aveva letteralmente applicato proprio una flip classroom vera e propria, con diciamo delle dirette YouTube alle 20 di sera che i ragazzi dovevano seguire. E diciamo su quelle discipline c'è stato un incremento negli apprendimenti, ma anche una forte motivazione allo studio da parte degli studenti. Questa cosa però non è stata applicata in modo diciamo sistematico da parte di tutti gli insegnanti, che invece in alcuni casi hanno utilizzato l'iPad, diciamo, in modo un po' discontinuo, diciamo. Okay. Sì, no, appunto, vedo, mi confermi che in effetti sono le applicazioni che fanno la differenza e non l'iPad. Poi il fatto di chiamarlo iPad, no, al di là del, diciamo così, della marca, no, che uno può utilizzare, ma vorrei che appunto focalizzassimo la nostra attenzione sulle applicazioni, perché lo strumento fisico è una cosa, ovviamente le applicazioni sono un'altra, e tu stessa hai detto che appunto usare i social network fa la differenza, usa YouTube. Quindi ti suggerisco di focalizzare i prossimi interventi proprio su questi contenuti, perché veramente sono molto significativi. Grazie, ci sono altre domande? Sì. Invece era rivolta proprio all'intervento del professore. Sì, questo perché in realtà sullo smartphone addiction io avevo già, diciamo, avuto modo di guardare l'internet addiction, la batteria, il test per la valutazione dell'internet addiction, e anche in quel caso, e ora leggendo, diciamo, gli item del test per la valutazione della dipendenza dallo smartphone, mi sono accorta che secondo me questi strumenti hanno un problema di fondo, cioè rischiano di incappare nel bias della desiderabilità sociale. Desiderabilità sociale, cioè è brutto per me, cioè, soprattutto se io sto svolgendo un test che mi chiede, che esplicitamente mi sta chiedendo quali sono le mie abitudini d'uso, e mi chiede esplicitamente ti senti nervoso, eccetera, quando non lo puoi usare, siccome so che qualcuno sta valutando esattamente questo, tenderò a dire beh no, perché sappiamo che, diciamo, socialmente non è bello dipendere dallo smartphone o come dall'alcol e da altre sostanze, diciamo. Quindi questo era un aspetto che, diciamo, mi stavo ponendo, che non è solo una questione dell'autopercezione, perché probabilmente una persona è anche consapevole di quanto può essere dipendente da qualcosa, ma proprio da un bias nel modo in cui sì, i quesiti sono formulati. Quindi il problema però è che le scale sono così, quindi probabilmente bisognerebbe proprio ripensare le modalità di valutazione dell'internet addiction. Okay, grazie. Grazie. C'è un aspetto che forse lega i due interventi in una maniera curiosa, perché probabilmente il problema si origina a livello scolastico, analizzata in una seconda fase, almeno in un intervento successivo, e poi si radicalizza successivamente. Cioè lo strumento, che può essere lo smartphone o il tablet o quant'altro, può essere talvolta tollerato, a volte addirittura bandito, però vedo che c'è ancora pochissimo intervento
volto a far sì che quello strumento sia uno strumento didattico. Cioè, spessissimo il docente si accontenta dell'uso naif che ne fa lo studente o che ha imparato a fare guardando più o meno quello che fanno i coetanei o seguendo quello che lui desidera fare, che quasi mai coincide con un uso didattico o didatticamente valido dello studente stesso. Quindi quasi sempre manca totalmente la parte di formazione all'uso dello strumento. E badate bene, mi riferisco a qualsiasi strumento tecnologico, lo smartphone o l'iPad, ma anche la piattaforma di e-learning. Sperare che i cosiddetti nativi digitali, per questa loro curiosa caratteristica che nessuno ha mai saputo quantificare ancora decentemente, riescano ad usare utilmente i dispositivi o le piattaforme in modo didatticamente valido è un problema tutt'altro che risolto. Poi le do subito la parola. Prego. Esattamente con quello. No, volevo aggiungere che nella mia ricerca abbiamo fatto su tutto quel campione di bambini comunque anche un'osservazione durante l'utilizzo dell'applicazione, eccetera. E abbiamo rilevato che, a differenza di quello che dicevano i maestri, i genitori e loro stessi, in realtà non erano in grado di usare lo smartphone, o meglio, non erano in grado di fare una cosa diversa che avviare YouTube o l'applicazione che gli interessava. Quando si trattava di interagire col sistema operativo dello smartphone, per esempio per un blocco del sistema, o fare qualcosa di più complesso dell'avviare l'applicazione, allora abbiamo rilevato che non erano capaci, quindi serve assolutamente un'educazione o se non altro un training proprio all'utilizzo dei sistemi operativi, che con la scusa dei nativi digitali, che è stata ovviamente interpretata in modo errato, è un settore che abbiamo lasciato un po' troppo andare per conto suo. Dico un'ultima cosa, proprio per quanto riguarda le varie ricerche che mi è capitato di leggere e di fare, su cui fare anche referì. Qual è la differenza tra tablet e smartphone? Quella fondamentale. La dimensione dello schermo. Allora, io ho scritto la prima guida italiana internet nel lontano 90, no? E mi ricordo che lavoravo con schermi molto piccoli, 14 pollici. Adesso a casa tutti abbiamo almeno un 22 pollici sul nostro desktop, come minimo. Perché? Perché si lavora meglio, ci stanno due A4, no? Se ci fate caso, ci stanno due A4 affiancati ed è comodissimo quando devi fare copia e incolla, no? Con il tablet il vantaggio è che il dito, adesso non so quanto grande sia il vostro indice, ma immagino che le ragazze qui presenti lo abbiano più sottile di noi maschi, ma io trovo molta difficoltà a volte a raggiungere elementi sullo schermo, sul mio Samsung, che non è piccolino, insomma, e quindi anche la progettazione di app, no? Su smartphone deve tener conto della precisione del nostro dito rispetto a quella che ci può essere su uno schermo più grande di un tablet, per esempio, no? O su una LIM, no? Bambini piccoli hanno difficoltà a lavorare con il paradigma bring your own device, no? Perché o si lavora col tablet, col bambino piccolo, no? Delle scuole, della scuola primaria, o si lavora con la LIM, no? Perché lì hai la possibilità di essere molto preciso. Il rapporto area del polpastrello con precisione raggiunta, no? è differente. Quindi il valore aggiunto di lavorare appunto con il tablet, le ricerche dovrebbero focalizzarsi anche sulle interfacce, cioè sulla possibilità che i software riescano a far sì che io lavori con densità di pixel e di precisione differenti. E quindi una ricerca potrebbe essere proprio quella di capire effettivamente se l'utilizzo di schermi più grandi possa favorire l'apprendimento su contenuti disciplinari specifici, matematica, fisica, eccetera. Ecco, questa è una cosa, diciamo così, che fa la differenza, perché altrimenti la differenza non ci sarebbe se non quella appunto del software che gira sul telefonino piuttosto che sul tablet. O ancora la differenza è se uso il mio telefonino o se uso il tablet della scuola, che ovviamente ha dei software blindati, insomma.
Volevo solo aggiungere una postilla a quest'ultima considerazione, poi in realtà basta osservare il mercato per capire qual è il device più comune, perché di fatto stiamo assistendo a una netta convergenza. Il superamento dei portatili rispetto al fisso ormai da qualche anno sta diventando sempre più forte, quindi è sempre più facile che a casa non si abbia il 22 pollici ma si abbia il 14 o il 15,6, che è quello tipico del portatile. Allo stesso modo i telefonini, pur di riuscire a colmare il gap, ora si sono inventati quello pieghevole, quindi tra pochissimo ci sarà un'assoluta convergenza con un unico device che di fatto finirà col fare praticamente un po' tutto. Alcune cose si faranno meglio, alcune peggio, probabilmente la tastiera, a meno che non si inventino qualcosa in cui ci si comincerà a parlare davvero e pare che sia dietro l'angolo, probabilmente per un po' rimarrà, ma la convergenza è evidente. Se non ci sono altre domande, vorrei invece fare una piccola osservazione postilla sul terzo intervento, che si lega un po' anche agli altri. Quest'idea di cristallizzazione, che secondo me è molto più generalizzabile, mi fa fare due considerazioni. Il tollerare l'uso dei telefonini, degli smartphone, quello che è, per quello che sono, rischia di cristallizzare davvero negli utenti un modus operandi che non è coincidente con quello didattico, né può essere facilmente conciliabile. Se non ci sono interventi presto, questa cristallizzazione rischia di diventare, arrivati a livello praticamente universitario, difficilissimo da demolire. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto di autorinforzo, secondo me, sta avvenendo con i social media, che sempre più spesso diventano comunità ristrette che si parlano addosso, e quindi anziché cogliere l'opinione dell'altro si ha una specie di effetto specchio in cui le stesse idee vengono rimbalzate e si rafforzano ancora di più nonostante si sia su un gruppo apparentemente enorme. Quindi questo probabilmente è una di quelle cose sicuramente da studiare. Per quanto riguarda invece l'aspetto, una delle considerazioni che è stata fatta è che ovviamente non sempre si conoscono le logiche aziendali, per cui ahimè l'esperienza di fallimento è solo parzialmente giustificata, perché è nelle cose. Mi chiedevo, nella simulazione, come siete riusciti, se avete tenuto conto di questo aspetto, che effettivamente forse è quello più che lascia il segno, perché se io so perché ho fallito, perlomeno ho una direzione in cui posso lavorare. Se non è chiaro del tutto il motivo del mio fallimento, si rimane sempre un pochino... Ecco, mi chiedevo se c'era qualcosa di questo tipo. Allora, innanzitutto, come abbiamo già accennato, si tratta ancora di un'idea progettuale, perché comunque deriva da alcuni studi che io, in quanto psicologa del lavoro, ho introdotto riguardo la vaghezza comunicativa e quindi ambiguità, per esempio, negli annunci di lavoro. Quindi l'idea, almeno per la mia parte, che poi si è unita alla parte di Sabrina, partiva proprio da questo aspetto. Quindi abbiamo in un certo senso dimostrato l'esistenza di una certa comunicazione ambigua, soprattutto negli annunci mediati. Quindi abbiamo confrontato il social professionale LinkedIn con un altro serious game che è Employer. Quindi è stato in un certo senso dimostrato da uno studio pilota. E quindi, rifacendomi un attimino alla domanda, in realtà il serious game avrebbe questo proposito ambizioso di voler diminuire, ridurre appunto quelle che sono, considerando la comunicazione ambigua come una difesa da parte dell'organizzazione, ovviamente del selezionatore, nel non poter appunto esprimere tutto ciò che c'è, magari poca trasparenza, una selezione non basata sulla meritocrazia, logiche aziendali poco trasparenti, e quindi andrebbe in un certo senso a ridurre questa dimensione, questa difesa. Perché crediamo
che nel faccia a faccia ci sia anche un senso di vergogna, di responsabilizzazione da parte soprattutto del selezionatore, che è colui che si espone alla comunicazione o non comunicazione, perché diciamo è semplice poter comunicare un esito positivo però, di un colloquio di lavoro, però è difficile comunicare un esito negativo e soprattutto la motivazione dell'esito negativo, che nella nostra società a livello culturale è sempre vissuto come un fallimento, come dicevamo prima, però in realtà non si tratta di un fallimento, ma di una mancata aderenza da parte del candidato alla job analysis per quella determinata posizione. Quindi siamo partite proprio da questa idea di fondo, derivante però da altri studi che però non abbiamo messo in bibliografia sulle slide, perché comunque ci siamo più riferite al feedback sia fisiologico che comunicativo. Volevamo comunque in un contesto virtuale dare questa prospettiva innovativa della considerazione del feedback nella sua interezza. Ancora qualche domanda? Io ne ho una fulminea per Michelle. Nell'ultima slide ho visto che le classi che avevano già fatto un'esperienza di questo tipo erano intorno al 50%. Come mai? Uno le classi coinvolte che avevano già fatto un'esperienza di questo tipo, mi pare che erano intorno al 50%, no? Ah, i docenti, ok, certo. E come mai questo, e se questo può aver influito come bias sui risultati dell'analisi? Allora, sì, praticamente noi avevamo chiesto quali dei docenti partecipanti al progetto avevano già avuto altre esperienze di formazione in questo tema, e più del 50% ne avevano avute, quindi sicuramente questo ha influito. Infatti abbiamo visto che abbiamo usato questa domanda come discrimine per vedere quali erano le differenze tra chi aveva già avuto esperienze e formazione in questo campo e chi no. Infatti un esempio che adesso mi viene in mente così senza slide davanti è che chi non aveva mai avuto esperienza in questo campo dava molto valore agli strumenti, allo spazio, alle cose immateriali tangibili. Chi invece ne aveva già avute diceva: no, aspetta un attimo, è fondamentale la formazione, è fondamentale che tu ti metti in gioco, poi con lo spazio, con i materiali, una soluzione la trovi. Questa è una forte differenza. E poi anche, sì, sicuramente è fondamentale. Infatti, e poi un altro gioco che vorremmo fare con i dati è sicuramente vedere cosa ha più peso per l'infanzia, cosa ha più peso per la primaria, e però avendo noi 98 soggetti sappiamo che se dividiamo per 3, se poi mettiamo tot variabili, i nostri dati non è che rappresentano, esatto, diventano un po' poveretti. Grazie. Una curiosità, se ho capito bene, le secondarie di secondo grado non ne avete e vi siete chiesti perché, come risolvere? Grazie mille. Allora, praticamente questo progetto era legato in particolare alla rete senza zaino, ok? E la rete senza zaino non interessa tanto le secondarie di secondo grado, ok? E tieni conto che sono adesso così con i dati a memoria, più del 40% aderivano a questo percorso connesse alla rete senza zaino, quindi questo potrebbe essere una buona motivazione. E ad esempio abbiamo un dato che ha stupito e sorpreso positivamente, è il fatto di avere dei docenti della secondaria di primo grado, mentre ad esempio su Flipped Classroom, che è un'altra idea che seguo, ho prevalentemente docenti della secondaria di secondo grado, quindi dipende anche da questo sicuramente. Grazie. Altre domande? Se no, ringrazio tutti i relatori, grazie a voi per essere stati qui
e possiamo avviarci al break. Grazie ancora.